Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Bentornati qui sul canale Teams Gadget. Oggi non andiamo a trattare accessori dedicati agli S24 Ultra, ma bensì degli accessori interessantissimi generici, un po' per tutti i dispositivi mobile, in particolar modo chiaramente per gli smartphone o anche per i computer in questo caso, e dall'altra parte abbiamo anche degli accessori prettamente rivolti ai fotografi o biografi o comunque tutti coloro che hanno a che fare con le lenti, con la macchine con le macchine fotografiche, abbiamo due accessori davvero interessantissimi. Tutti questi accessori sono della Nightcore, un'azienda che ho scoperto da un po' di tempo ragazzi, finalmente sono riuscito a farmi mandare un po' di questi loro accessori, li sto provando e testando da circa quasi tre settimane a questa parte adesso, è abbastanza, è un pochino e vi posso dire ragazzi sono accessori che mi hanno colpito veramente tanto positivamente. Per chi di voi già mi segue sul canale di Instagram e chi di voi ancora non lo fa mi raccomando ragazzi seguitemi, vi lascio il link qui sotto in descrizione sia di Instagram o anche al canale di Telegram, comunque per chi di voi mi segue già avrà visto qualche video, qualche foto, qualche qualche reel. E si tratta di prodotti davvero molto interessanti, non solo per le loro caratteristiche, per le loro funzionalità, ma anche per il design e per i materiali. Partiamo subito dal prodotto più piccolo. Ah, a parte questo qui, che poi vi spiegherò che cos'è, perché si tratta di un pezzo di cambio per un prodotto, quello lì, diciamo l'ultimo, quello più grande. Ma andiamo subito a vedere questa qui. Questa è la nuova Powerbank NW5000 in fibra di carbonio magnetica, quindi con MagSafe. E quindi prodotti, come capirete, adatti un po' per tanti smartphone, ormai ad oggi ragazzi ragazzi lo sapete non sono solamente adatti e pensati per gli iPhone ma sono prodotti ormai con max safe e potete utilizzare con tanti diversi dispositivi. Packaging davvero molto bello ragazzi, molto molto curato da parte dell'azienda, mi piace veramente tanto quando anche curano questo aspetto perché secondo me è una cosa molto importante. Andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Il prodotto e nient'altro ragazzi, se non poi qui sotto in mano di istruzioni con tutto il set per la garanzia e il contatto che a noi però non interessa e quindi buttiamo da un lato. Andiamo a vedere questa power bank come è fatta e perché mi è piaciuta tanto voi direte, perché comunque si potrebbe, potrebbe trattarsi anche solamente di un'altra power bank come tante altre. Ebbene no ragazzi, si tratta di una power bank interessante per la qualità costruttiva ma soprattutto per il design, per i materiali e anche per le dimensioni e per la leggerezza ragazzi, è estremamente leggera, tutta in fibra di caratteristica. Carbonio, ma poi abbiamo questa texture che non è la classica fibra di carbonio vedete sembra quasi un verde militare non lo so ha questa texture particolare quasi in rilievo che fa un gioco di luce quando gli va a riflettere la luce vedete fa questo gioco di chiaroscuri che sembra quasi in rilievo però al tatto poi è molto bella perché è tutta o totalmente soft touch è quasi opaca molto bella al tatto non si va a graffiare non si va a rigare ed è estremamente sottile. All'interno, chiaramente, oltre alla calamita, abbiamo il brand dell'azienda. È tutto completamente gommato, rivestito in gomma. Questo di più bellissimo trattato, ma fornisce anche un alto grip, quindi aiuta anche la calamita. Qui sotto abbiamo la porta USB-C, il pulsantino per andare a accendere e a spegnere la, la batteria. Infatti, questo qui è un modello che, se non andate a spingere il pulsantino quando andate ad attaccare, non si va a connettere automaticamente. E questo, secondo me, è anche un pregio perché, dato le dimensioni e leggerezza delle volte ve la potete anche portare con voi dietro attaccata direttamente al telefono quando avete bisogno cliccate e fate partire comunque quando si vanno invece ad accendere o a premere il pulsantino si sì, abbiamo qui da una parte il led di stato che ci indicano la batteria rimanente la batteria è da ben 5 mAh anche se poi come un po su tutti i modelli su tutte le powerbank i milliampere effettivi quindi che vanno a ricaricare il telefono sono un pochino di meno qui sono intorno ai eh, 3500 Erotti e rotti, qualcosa. Abbiamo una batteria che viaggia a 19 watt 19.25 watt, quindi quasi a 20 watt ricarica rapida. Ce l'abbiamo sia sull'iPhone che per il, gli altri dispositivi che hanno la ricarica rapida. Sull'iPhone, purtroppo, una volta che l'attaccate, guardate, allora, a parte la calamita, allora, non vi posso dire che sia una delle più forti in assoluto, però, comunque, guardate, riesce comunque a reggere l'iPhone, eh, cosa che non è da poco. E anche. Facendo così, comunque, non si stacca. Mi può scivolare la batteria, ma non si stacca l'iPhone. Delle volte, a seconda della cover dove la mettete, ha un, una piccola rotazione, ma veramente lieve, ragazzi. Lo sapete, io lo prendo sempre in considerazione questo aspetto. Quindi, ve l'avrei detto se fosse stato un problema. In questo caso, non è assolutamente un problema. Comunque, come vi dicevo, abbiamo una ricarica rapida, ma ve lo posso garantire solamente sui Samsung perché appare. Guardate quando la vado ad attaccare, appare ricarica rapida qui sotto. Quindi qui è sicuro, sull'iPhone penso di sì, però poi l'iPhone non lo capisco mai quando ha la ricarica rapida o quando non ce l'ha, con quali poi è compatibile. Però a detta anche dell'azienda ce l'ha, quindi ci possiamo fidare. La cosa che mi è piaciuta è che guardate qui quanto è compatta e quanto è piccola. Allora, considerate che questo qui è un iPhone 14 Pro. L'unico neo di questa cover è che è molto piatta, slim, leggera, però vedete a questi bordi, a questi angoli che non è arrotondata come molte altre powerbank quindi non rientra esattamente nel profilo dell'iPhone 14 Pro se avete il 14 Pro Max nessun problema se avete un Samsung con per esempio questo qui l'S24 con la cover speaker con il MagSafe guardate qui calza proprio a pennello ok va sopra la camera però comunque nel caso vi serve una batteria per ricaricare il vostro telefono al limite quando dovete fare la foto la togliete ma comunque ci sta è comunque delle dimensioni adeguate per i telefoni un pochino più grandi quando avete a che fare con l'iPhone con queste cover non vi dà problemi, anche con altre cover, quelle in silicone originali, anche quando per esempio la utilizzate senza cover, ve lo faccio vedere, vedete. Qui leggermente ma non è assolutamente niente di che. E ci sta all'interno, all'interno dei bordi laterali, non arriva sopra la fotocamera, quindi ci sta perfettamente, guardate qui quanto è sottile. Solamente quando utilizzate delle cover che hanno gli angoli leggermente rialzati. E per esempio, mi riferisco. Intendo. Parliamo della Peak Design, per esempio, questa qui, della Nomad per Peak Design, abbiamo sia quelle nomad che sia queste qui, dove hanno i bordi questi qui leggermente rialzati. Ecco quando la andiamo a appoggiare qui. La batteria si tiene, ricarica, però sull'iPhone 14 Pro vedete va a toccare qui al bordo, quindi non riesce ad appiattirsi completamente sul telefono. Lo va a ricaricare non dà problemi, però ecco al tempo stesso la calamita è chiaro che è un pelino meno resistente. Con tutto che è una buona calamita questa cover, questa batteria quindi è abbastanza forte, pur non tenendosi sopra comunque riesce a tenersi, però ecco, non è una di quelle migliori da poter utilizzare con con questa con questa cover, o chiaramente non è la migliore la, la cover da utilizzare con questa power bank. Del resto poi per il resto va benissimo, guardate si Tiene benissimo, ricarica rapida. Abbiamo la ricarica rapida anche tramite la porta USB-C, quindi possiamo far caricare per esempio un dispositivo in wireless con MagSafe e l'altro facendo uscire la porta USB da quest'altra parte direttamente con il cavo. Devo dire che, a livello di dimensioni, vi volevo far vedere. Ho portato anche qui con me qualche altra cover, qualche altra power bank. Scusatemi ragazzi, ma ogni tanto mi confondo anch'io tra powerbank e nomi e cover. Guardate qui. Vedete le dimensioni? Allora abbiamo quasi le medesime dimensioni a livello di altezze delle Anker, seppur forse questa ci somiglia un pochino di più a livello di dimensioni che quest'altra, questa qui è quello col kickstand, questa è un pochino più alta. Siamo al pari quasi della Spigen, però questa è leggermente un po' più larga, vedete? Va a sbordare leggermente perché è un po' più squadrata, anche rispetto a questa qui, per esempio, dell'anchor. Ecco, qui forse siamo lì lì. A livello di dimensioni è anche un pelino più bassa, solamente i bordi, gli angoli sono leggermente meno stondati, meno curvi e quindi ecco perché vanno a incidere poi sull'ergonomia o sull'adattabilità, sulla compatibilità con l'iPhone 14 Pro o con telefoni anche un po' più piccoli. Però a livello di dimensioni faccio vedere queste qui perché già ve le ho portate, perché so che molti di voi già le conoscono quindi almeno potete avere un'idea di quali siano poi le reali dimensioni. Faccio anche vedere con quella da 10.000, guardate qui. Quanta è la differenza? La differenza veramente è immensa perché è estremamente più leggera. Chiaramente, questa qui è da 5.000. Comunque, veramente un bellissimo prodotto, ragazzi. Io ve lo consiglio perché si abbina perfettamente un po' ormai ad oggi a tutti i telefoni con MagSafe. A parte quelli, ecco, come dicevo prima, molto piccoli molto compatti, per il resto ci si abbina la grande. E oltretutto, abbiamo la ricarica wireless, veloce, ricarica rapida con la porta USB-C e anche un bel magnete. Guardate. Perfino con l'S24 che è un pochino più pesante, decisamente più pesante dell'iPhone 14, comunque non si sposta. Il prezzo e i link vi lascio qui sotto in descrizione, la possiamo trovare sia su Amazon, mi sembra su Amazon.it o nel caso, comunque poi vi lascio anche il sito eh, ugualmente a, direttamente all'azienda. Se nel caso mi danno dei codici di sconto, ragazzi, vi aggiorno il codice di sconto qui sotto e ve lo faccio sapere chiaramente anche sul canale di Telegram. Detto questo, però, mettiamo dalla parte questa batteria e andiamo a prendere il secondo prodotto. Il secondo prodotto in in questione è un'altra power bank ma questa volta parliamo di una power bank un pochino differente sempre molto interessante a livello di materiali a livello anche di ricarica rapida questa qui è da ben 10.000 e abbiamo la nb 10.000 ultra light perché perché in pratica abbiamo tutto il case tutto totalmente in fibra di carbonio ve lo faccio vedere anche qui veramente molto bello anche in questo caso la confezione il packaging molto curato mi piace particolarmente, faccio caso a queste cose perché a prescindere poi dalla fascia di prezzo, a me piacciono aziende che curano anche l'aspetto del packaging, l'aspetto anche ecco, esterno del prodotto. All'interno abbiamo, oltre che la batteria, abbiamo chiaramente questo qui bigliettino con il QR code per la pagina della, di Facebook dell'azienda, con tutti i vari contatti per quanto riguarda anche l'assistenza, la garanzia il manuale di istruzioni e all'interno, in questo caso invece, troviamo anche un cavo. Un cavo semplicissimo abbastanza corto, non è proprio lunghissimo, però abbiamo USB da una parte, USB-C dall'altra. Ma detto questo, mettiamo da una parte e andiamo a vedere la powerbank perché mi è piaciuta molto questa powerbank? Pur non essendo uh, wireless e pur non avendo il MagSafe, ma abbiamo a che fare con una powerbank ragazzi da 10.000 mAh e con una potenza da 40 eh, watt. Quindi, eh, 40 watt, ciò vuol dire anzi 38,5. Ciò vuol dire che riesce a caricare e riesce a mantenere anche i MacBook. I MacBook di ultima generazione li riesce a caricare mentre lavoriamo quelli da 14 o i vecchi 13 pollici, i Pro. Per che hanno una ricarica rapida a 40W, mentre sul 15, il mio attualmente, il Touch Pro oppure anche il 16, quelli hanno una ricarica rapida a 60W, quindi su quelli li riesce a alimentare. Quando sono fermi o ci fate poco, non ci lavorate, però se ci lavorate abbastanza pesantemente, un pochino più del normale e lo andate un pochino ad affaticare, lei non riesce a caricare del tutto. Ve lo mantiene un pochino stabile la carica, però delle volte non riesce a caricare. Io l'ho provata, l'ho testata, sia tramite la porta USB-A e sia tramite la porta USB-C, chiaramente la porta USB-C ha la ricarica veloce. Con queste sono riuscito diciamo, ad alimentare il Mac quando era fermo e a farlo rimanere sullo stesso livello di carica invece quando ci lavoravo. Da questa parte abbiamo tutto il frame che è tutto in plastica. Però plastica molto bella perché è quasi ruvida, è quasi soft touch, con il brand Nightcore da questa parte, con il marchio della, il nome della Powerbank, da quest'altra NB10.000. Abbiamo come ho fatto vedere le due porte in e out per quanto riguarda quella USB C e poi abbiamo il pulsantino con i vari LED. 10.000 sono tanti, ragazzi, ma soprattutto sono tanti per un corpo così piccolo. Vi faccio un confronto: questo qui ok che ha la ricarica wireless, però guardate qui la di dimensioni. Ok, questa ha anche la ricarica per lo smartwatch, va benissimo, però comunque se nel caso non vi serve lo smartwatch, se nel caso non vi serve la ricarica rapida, ma utilizzate come power bank di emergenza per il computer, per un secondo telefono, per la fotocamera, per il drone, per qualsiasi cosa, questa allora è perfetta, ragazzi, perché è veramente straleggera. lo faccio mettere anche un confronto, guardate, alla stessa, diciamo, dimensione, allo stesso spessore di quella da 5000, per farvi rendere conto di come hanno lavorato sulle dimensioni e guardate Guardate con questa, questa qui è quella da 10.000 dell'Anker, guardate qui. Ok, questa è, la, è il MagSafe, ok, la che è il Kickstand, ok, che è la ricarica wireless, però comunque le dimensioni è un po' più bassa, ma si sentono anche in leggerezza e in peso, perché questa qui, pur essendo sempre solamente da 10.000, uguale all'Anker, però a livello di materiali, di case e di altro, comunque sono riusciti a ottimizzare il peso. Quindi, devo dire, davvero un gran bel prodotto, considerate che è alta Guardate, quasi quanto l'iPhone 14, Ci manca un bel po', però comunque favi rendere conto anche delle dimensioni, che sono veramente, veramente contenute. E me devo dire, in questo periodo sembra che ormai eh, sembra che non ci facciamo più caso alle Powerbank normali, no? perché uno pensa sempre a quelle ormai MagSafe. Però vi posso dire che con la ricarica rapida a 40 watt si carica benissimo qualsiasi dispositivo. Dagli smartphone che hanno anche la ricarica rapida, per esempio, mi vengono in mente quelli dei brand Honor, eh, Huawei o altri che hanno la ricarica rapida, come dicevo a 60 watt 110 w questa qui è una delle poche che riuscite a raggiungere i 40 watt stessa cosa per il MacBook come ho detto prima o anche per altri dispositivi, cosa che non posso dire di tutte le powerbank da 10.000 mAh anche con dimensioni maggiori e anche con funzionalità maggiori non hanno lo stesso tipo di ricarica rapida vi potrebbe mancare la, la, quella wireless però alla fine per me è andato bene così ragazzi perché l'ho utilizzata davvero tanto, anche di questo ragazzi vi lascio il link qui sotto in descrizione, poi fatemi sapere se avete qualsiasi altra domanda, dubbio, lo sapete sono qui a vostra disposizione ma adesso passiamo al terzo e ultimo prodotto perché questo è l'ultimo perché insieme questi qui vanno insieme a questo qui quindi è un prodotto che si va ad assemblare come avete già sicuramente capito si tratta di un prodotto particolare in pratica che serve è pensato proprio per i fotografi adesso vi spiegherò anche il motivo e farò vedere le sue funzioni devo dire ragazzi mi ha sorpreso totalmente questo prodotto non avevo mai provato un prodotto simile e nel frattempo guardate anche il design della confezione con le linee, con le frecce da una parte che indicare che dovete tirare giù, giallo e nero, questo gioco anche con la scatola gialla che va dentro, che va all'interno di questa nera, che riprendono i colori dell'azienda, dell molto molto bella questa cosa. All'interno troverete il fogliettino illustrativo che vi va a indicare anche il modello del prodotto, è il BB2, poi c'è anche un altro prodotto della stessa, dell'azienda, che trovate sul sito, non so se è più nuovo o è quello precedente, comunque all'interno troverete questo qui, adesso vi spiegherò che cos'è, il manuale di istruzioni, ecco, forse in questo caso ne potrete lo potrete utilizzare, perché ne avrete bisogno. E poi abbiamo il cavo di ricarica, semplice, non tanto lungo però, è USB-C da questa parte, USB-A dall'altra, ma niente di che, lo mettiamo da una parte. E andiamo a vedere il nostro prodotto. Che cos'è? Cos mi direte voi, vi chiederete. È un accessorio che serve per pulire le lenti delle fotocamere, anche le tastiere. Vi potrebbe servire per pulire qualsiasi cosa dove avete la polvere, perché in pratica ha un getto d'aria qui davanti, Fenomenale, ragazzi! È veramente veramente forte. Adesso vi faccio vedere come si funziona. Prima di tutto, tutto in metallo. Quindi non abbiamo plastica, se non, questa qui qua davanti, questo è tutto metallo. Da questa parte abbiamo anche la ventolina per farvi poi capire quanto è forte. Non ve la posso far vedere accesa, accendendola con questa aperta, perché questo qui in pratica è, è ventro, ma è anche filtro questo. Questo funge da filtro per non far entrare la polvere quando lo utilizzate ed ha un getto d'aria veramente forte. Adesso poi vi farò sentire e vedere poi anche tutte le altre funzioni. Qui sopra cosa abbiamo? Porta USB-C per ricaricare, pulsanti di accensione e spegnimento. Questo è per il pennelletto, se lo tirate in basso e lo spingete avanti, tac, vi appare il pennelletto. Comodissimo per pulire ma ha anche l'attacco magnetico a calamita. Che cosa serve? Non solo per cambiarlo, infatti mi hanno mandato poi gli altri, eh, gli altri accessori di, di ricambio, ma vi serve per toglierlo in caso volete utilizzare poi gli altri accessori che vi farò vedere. Comunque andiamo un attimo a vedere un po' più da vicino come è fatto poi per il resto delle altre funzioni. Qui abbiamo il forellino per l'accetto da polso, molto interessante, mi sembra che esca in confezione, però no, non, non è uscito, non mi ricordo, no, non esce. Ma abbiamo poi la possibilità da questa parte invece con questa corona, una volta che l'accendiamo... C'è il pulsante che si accende in blu. Avete la possibilità poi qui di controllare quando è acceso o quando no, o anche la velocità, la potenza, sentite qua. Allora, una volta acceso, ecco, o cliccate due volte: e parte, non dovete poi tenere premuto. Così lo spegnete. Se invece volete fare volete fare una pulizia veloce senza dover premere due volte, ma volete controllare voi il getto d'aria, basta che lo tenete premuto così e soffia aria quando lo togliete poi chiaramente si, si smorza si spegne questa qui è la velocità minore è la prima sentite qua il rumore questa è la seconda che è il silent anzi questa è la seconda che è l'optical e eh, ragazzi vi posso assicurare guardate è veramente forte sentite la terza Cioè, state vedendo quanto è forte? Adesso, forse in camera non apparirà perché, comunque, la pianta era abbastanza anche rigida, di plastica e tutto. Quindi, non sembra, non dà l'idea di quanto sia forte. Ma per pulire, per esempio, le lenti in questa maniera. O anche così la parte che è più delicata all'interno. Ragazzi, per fare questo è l'ideale. È fantastico questo prodotto. Sembrerà una cavolata, ma tutti coloro che sono fotografi, videografi o che hanno a che fare con le lenti, con le camere, mi potranno capire. Potranno sicuramente capirmi che questo è uno dei prodotti ormai indispensabili da portare sempre dietro. Io andavo ancora girando con. Il, la pompetta quella a mano quella classica che si utilizza ormai da una vita e chiaramente con un pennelletto perché è sempre comodo il pennelletto per poter pulire le altre cose ma anche perfino per le antitelefotocamere degli smartphone per qualsiasi cosa anche per la tastiera è molto comodo ma unito a questo se volete poi pulire altri tipi di prodotti o avete necessità di arrivare più vicino più all'interno in qualche tipo di foro che è più lungo avete poi tutto il kit per poter intercambiare il beccuccio davanti come è fatto ve lo faccio subito vedere e andiamo ad aprire All'interno avete ben tre differenti eh, testine di ricambio, o comunque alternative, dove abbiamo questo qui è la parte del pennello più grande. Come va inserita? Vi faccio vedere. Dovete staccare, tirare fuori questo qua, che va a calamita come ho detto prima, e andare a inserire semplicemente questo, al posto suo. Chiaramente tirate indietro questo perché c'è tutto il blocco che si sposta avanti e questo chiaramente poi lo rispinge indietro. E guardate, questa qui è una delle cose più comode perché avete un grande pennello molto morbido, comodissimo, ma al tempo stesso avete il getto d'aria qui sotto che vi facilita la pulizia. Oltre a questo, che è chiaramente è solamente pennello, abbiamo poi il tubo invece, quello più lungo con alla, alla fine il pennello incorporato ma vedete qui anziché uscire sotto esce direttamente dall'interno l'aria quindi questo qui è uno dei quelli più comodi perché avete poi il pennello circolare ed è fenomenale e secondo me è perfetto per fare una pulizia anche delle lenti perché così non rischiate che si vada a rigare la lente o anche il sensore interno della fotocamera? Perché non avete solamente l'aria, ma avete al tempo stesso anche il pennello. E molto meglio solamente del pennello, perché il pennello, delle volte, vi potrebbe andare a graffiare. Infatti, solitamente si usa, si consiglia prima di utilizzare il getto d'aria per andare a togliere la polvere e poi passare il pennello. Per quanto possa essere delicato, però, delle volte dovete stare attenti perché rischiate di rigare la lente o il sensore utilizzando solamente il pennello. Invece, come ultimo, abbiamo questo qui. Questo invece è tutto di plastica, non ha. Il, il pennello davanti, ma abbiamo solamente il getto d'aria qui, molto più, diciamo, allungato, va come, come tubicino e questo è utile perché è molto più concentrato, non si va a disperdere, è utile quando dovete pulire qualcosa in fondo, quindi mi viene in mente per esempio le tastiere, mi vengono in mente altri prodotti più piccoli che avete una parte che va all'interno, non riuscite ad arrivarci con questa qui, è perfetto ragazzi. L'accendete e vi posso assicurare che all'ultimo getto d'aria Essendo così concentrato in un tubo così piccolo è veramente forte ragazzi mi ha sorpreso ragazzi devo dire non pensavo mai diventato uno dei miei prodotti ormai indispensabili per quando vado a lavorare per quando esco fuori e per devo girare foto e video o comunque ho con me la mia macchinetta questo è diventato un accessorio che ho sempre con me oltre al fatto che è fatto bene perché è compatto non è molto pesante non è leggerissimo perché essendo tutto in metallo ha il motorino dentro la ventola e tutto quindi non è leggerissimo però dall'altra parte ci sta come peso e posso dire poi ragazzi che è fatto molto Molto bene anche a livello costruttivo mi piace è compatto si utilizza bene ha proprio anche la forma per assecondare proprio la forma della mano la maniglia la presa ah ultima cosa mi stavo scordando abbiamo anche se volete potete poi chiaramente acquistare anche questi questi in pratica sono calamitati e sono dei semplici pennelletti e questo è anche mi è stato utile perché quando volete portarvi con voi i pennelletti questi qui di ricambio magnetici lo potete fare e avete la clip che serve per andare a toglierli o a metterli, e vedete anche poi gli altri due mini pennelli di riserva: uno e due. Questi sono in bianco, vabbè, li possiamo trovare in diverse colorazioni. Ma la cosa interessante è che sono magnetici, quindi possiamo andare a attaccare e staccare. E devo dire che la confezione è anche fatta molto bene. Mi è piaciuta, interamente tutta rivestita in modo tale da non far né dondolare a destra e a sinistra i prodotti, i pennelletti, né rovinarli. E poi si chiude. Col brand Nightcore qui davanti e la potete portare tranquillamente in borsa con voi. Quindi, come state vedendo, prodotti non solo a livello di qualità di materiali fatti bene, a livello di design, ma anche molto intelligenti, devo dire molto, molto utili. Nel un po' di tutti i giorni, io vi lascio il link qui sotto in descrizione, ragazzi. A tutti questi prodotti, chiaramente, sia su Amazon che sullo store ufficiale dell'azienda, dove chiaramente si possono trovare, dove possono essere rivenduti. Se nel caso sono venduti anche su Amazon.com, vi lascio anche quello. Poi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se avete già avuto modo di produrre. O meno, io rimango qui a vostra disposizione. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, ragazzi, mi fa sempre molto piacere. Iscrivetevi qui sul canale YouTube. Mi raccomando, anche sul canale di Instagram e di Telegram. Anche di quelli, vi lascio il link qui sotto in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima video recensione: da Dems Gadget per Giorgio. Buona giornata a tutti e grazie ancora, ragazzi.